L'uomo e l'artista, si chiama così la mostra dedicata all'artista pennese Francesco Laguardia, personalità eclettica, fotografo di professione, raffinato ceramista, pittore di grande sensibilità e ricercato scultore. Nel cuore del centro storico di Penne, la mostra è stata allestita presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea, grazie all'impegno dell'associazione Pinna Vestinorum con la consulenza scientifica del professor Paolo Di Simone. La nostra associazione si occupa di volontariato in ambito culturale, in questo senso da diversi anni a questa parte garantiamo l'ingresso dei visitatori nei musei cittadini di Penne. Parliamo del Museo di Arte Moderna e Contemporanea che ospita questa iniziativa e del museo archeologico intitolato a Giovanni Battista Leopardi. Tra gli scopi sociali della nostra associazione c'è sicuramente quello di promuovere lo studio e la valorizzazione di quei personaggi dell'area vestita che hanno lasciato un segno tangibile nella nostra cultura, nel nostro mondo e in questo senso il progetto di questa mostra ambisce a far conoscere e riconoscere alla cittadinanza pennese non solo questo artista che è morto nel 1974. Francesco Laguardia è il protagonista del nostro progetto e la sua opera merita di essere conosciuta e riconosciuta più ampiamente. Il nostro progetto ha avuto inizio ieri con la presentazione curata dal professor Paolo Di Simone, che è anche il responsabile scientifico del progetto, e si è svolta nell'Aula Magna del Liceo Artistico di Penne. E successivamente, finita questa spiegazione, questa conferenza del professor Paolo Di Simone, ci siamo recati qui nel museo che ci ospita, nel Museo di Arte Moderna di Penne sul Colle Sacro, per ammirare dal vivo le opere di cui ci ha parlato ampiamente il professor Di Simone. La mostra è aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 e poi negli altri giorni è possibile telefonare ad un numero di telefono per un appuntamento e visitare la mostra. Questa settimana, eccezionalmente, la mostra sarà aperta tutti i giorni.